Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman. Io sono arrivato a Fiuggi, la terra dell'acqua, e sono venuto qui per incontrare innanzitutto il maestro Luigi Centra, che presenta il suo libro, adesso ne parliamo, e il mito Gianni Mida dei Brutos. Lui era il Bellos dei Brutos. Gianni, è un piacere, maestro, è un onore. Allora, prima di parlare con Gianni, il libro, lo presentiamo. C'è un libro di 30 poesie dedicato a un'anonima donna che forse non esiste, forse sì, e forse sì, ma più di sì che di no, però nella mente c'è, che sosta nella mente, è seduta sulla mia mente, no? Ho dedicato queste 30 liriche perché? Perché con la speranza di incontrarla. Più scrivi e più hai la speranza di incontrarla, questa perché donna. Perché nonostante il tempo passa, eppur d'amor si parla. Certo, certo, eppur d'amor si parla, è il titolo del libro. Poi c'è un seguito, dove è un po' misto questo qua, parla di amore, sempre delle donne, delle cose, parla della vita, parla di Roma, del Colosseo, del Tevere, di tante cose. Come che se fossero delle memorie. Sì, sono delle memorie. Hai sentito il libro? E il libro si mi fa memoria. Ah, memoria. Mi fa il trucchetto. Mi fa. E quindi poi nella mente si scava, perché? Perché uno scava, vuole ricordare, il poeta vuole ricordare, vuole ripercorrere questi percorsi per riviverle, direi, più che altro, capito? Insieme a questa donna che c'è e non c'è, e insieme a tante altre cose, alla vita che ha passato, dove ha stati i paesi più impensati, dove ha girato nel mondo, perché il poeta ama tutti i paesi del mondo, capito? Però ama anche il paese dove ha scritto Fiuggi, che si chiamava Anticoli. Io oggi mi trovo ad Anticoli, Fiuggi Alta, sotto al comune, in biblioteca, all'Uni3. Grazie all'Uni3 che mi ha presentato. E ce lo ricordiamo proprio in memoria di ciò. Certo, certo. È stato difficile organizzare questa presentazione, no? Perché io conosco Luigi da diverso tempo, gli ho curato delle cose, anche la prefazione a Eppur d'amor si parla, gli ho scritto degli articoli e l'ho fatto volentieri perché ha meritato questo momento. È un grande personaggio. Sì, un grande personaggio, molto sensibile, e questa sensibilità è giusto che venga conosciuta e apprezzata. A proposito di Memory, stiamo tornando con i Brutos. Sì, sto rifacendo, cioè ho rifatto il gruppo, questa volta abbiamo tre donne dentro. La parte comica non sono più uno schiaffi perché... Perché con quelle pale che ti ritrovi... poiché a Roveri... E tanti fans, tanta gente mi ha detto ma non erano veri quella, io che li tiravo erano veri, forse che il poro Gianni Zullo, cioè benedetto dove... Ma di questo io volevo farti una domanda proprio tecnica, ho visto ce ne sono delle trasmissioni Rai che ormai sono un documento incredibile e meraviglioso, il vostro numero iniziava sempre con lo schiaffo, poi all'improvviso partiva il coro, sì, soprattutto... le quattro voci, le cinque voci, sì, all'unisono, per una perfezione musicale che avevano pochi. Poi, non fare pubblicità, praticamente quando fecimo la pubblicità alla Anna di Pavia, lì gli schiaffi c'erano lo stesso, cioè, anzi, mi ricordo... I want to
Pallida luna, perché sei tanto triste, cos'è? Tu vuoi soffrire per me? Ma tu, pallida luna, perché sei tanto triste, cos'è? Tu vuoi soffrire con me? Tu sai che se tu sai che non ritorna più. Oh, Blue Moon, pallida luna, perché sei tanto triste, cos'è? Tu vuoi soffrire con me? Va, 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 va. E sono un uomo, sì, un uomo vivo. Ma tu, oh, pallida luna, perché sei tanto triste con te, e non triste per me, va, 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 va. Tu sai che baci il sole, ed anche tu la puoi dimenticare, se tu sai. Per me. Senta, è Sergio Endrigo. Io stavo dicendo che volevo che tu presentassi il presidente dell'Uni3. Beh, presento a Isabella Moro, presidente dell'Uni3, che l'ho conosciuta l'anno scorso quando abbiamo portato 100 pittori al borgo qui. È una persona splendida che ha lavorato tanto. Mi hanno detto che è un diesel, che quando inizia a lavorare non si ferma mai, è vero? Sì, perché il diesel è gratis. Costa di più. No, io ho il vantaggio di avere innanzitutto il nostro vice. Sì. Ciao ragazzi. Siamo una squadra perché il nostro capofila è il vice sindaco e nonché assessore alla cultura, per cui ci permetti di esternare tutti i nostri pensieri, i nostri progetti, e noi ti ringraziamo enormemente. E passo la parola a te. Ma io ringrazio voi, ringrazio il maestro Centra per questo pomeriggio splendido che ci ha concesso, che ci sta per concedere. Chiaramente, avendolo tu preannunciato, ricordo che il 7 luglio, quindi tra pochi giorni, ci sarà di nuovo questo evento molto bello, molto emozionante, Fiuggi Dipingimi, quindi ancora una volta 100 artisti al borgo, sempre il maestro Centra farà la giuria, ci mancherebbe altro, e quindi tanti auguri per oggi. Siamo tutti in attesa di sentire le tue parole, parlare del tuo libro, e già abbiamo visto le tue opere splendide come sempre. Grazie. Passo la parola. Ridò. Grazie. Allora, chiudiamo con un saluto di Antonella Ponziani, una grandissima attrice, veramente una di quelle poche che merita di essere chiamata attrice, ed è la musa dei più grandi registi italiani. Grazie, sei veramente gentile. No, ci sono tante attrici anche brave, secondo me, anche della nuova generazione. Noi facciamo parte ormai, già sicuramente cominciamo a far parte di quella generazione. Il vino vecchio fa buon brodo. Sempre migliore. Ma la cosa bella. Io praticamente, essendo maestro di canto, sistema che lì che pochi conoscono questo sistema, cioè praticamente è ingrossare il muscolo diaframmatico e portare le basse, cioè le alte frequenze alle basse. Ma io verrò a lezione da te perché io studio canto. E quindi questa è una cosa bella. Io ho preso tre donne che sono normali, una lavora alle scuole, una sta in palestra. Dove insegni tu? A Roma? No, a Sabaudi, a casa. No, a Roma c'è un brutto ricordo. Insomma, una cosa, che un mito della musica mondiale, che è Renzo Arbore,
stravede per questa signorina, sì, per come canta. Un grande onore, sì. Io stravedo per lui, io amo Renzo Arbore, non lo so se lui mi ama quanto io amo lui, perché non ce lo siamo mai detto. Renzo. Un grande artista, io andavo a suonare il sassofono a casa sua quando avevo 20 anni. Ma tornando al grande nostro, scusa, posso mettermi di qua, perché questo profilo è più, c'è, cioè, anche, certo, il neo, no? Certo. Senti, ma tu mi hai detto che mi regali un quadro? Sì, dopo, quando verrò a Roma. Mi dipingi nuda, come io lo sai, io ho sempre sognato, no? Prima che invecchio troppo. Già, cioè, me l'hai detto. Vorrei che lui mi dipingesse nuda come quella del Titanic, no? Sì. Io intendo. E poi, poi lo metto là e poi dici, ma sei tu? Dico, beh, in effetti... Capito? Perché è un'emozione bellissima, che mi fai, come quella del Titanic, siccome io il Titanic lo amo, l'ho visto tante volte. Faremo. Tu sei un grande artista e grazie anche a... Diamo la parola a questa splendida... Parla dei premi che andrò a prendere. Ah, adesso a Napoli c'è questo... Più che un premio è un ricordo a Fellini, cioè, adesso ricorrono 100 anni da quando è nato, quindi ci sta la grande prima sua diva che è Sandra Milo. Splendida, meravigliosa. E l'ultima, che sono io, insomma, no? Anche perché ho fatto il suo penultimo film, l'intervista. Poi lui dopo ha fatto soltanto La voce della luna, dove c'era Benigni e Paolo Villaggio. E non c'era... Beh, Fellini... Beh, io avevo 20 anni, ero carina a 20 anni. È come dire, se perdiamo Luigi... Sgarbi che fa? Sgarbi non ha un po' di più niente. Quindi se mettiamo al piano, aspetta, sì, quindi prendo questo premio più che. Vedi che l'hai fatto il nudo? Quindi, non l'ho fatto io questo. Ah, l'hai fatto tu. Vedrai che quando mi spoglio mi rifai bene, sono sicura. Però mi devi fare bella, eh? Magari ingrandisci un po'. Tanto nel disegno puoi fare come ti pare, no? Certo, ti preparo. E niente, quindi ricordando. Questa verace. Ma insomma, comunque l'arte è fatta da grandi maestri. Il film mio lo facciamo, no? Certo che facciamo il film tuo. Un tutti sentito... noi. Come si intitola? Il Ciociaro. Il Ciociaro? Io dico questo, vorrei concludere proprio questa intervista dicendo che noi, chi ama l'arte vive d'arte. Io vivrei d'arte pure se non fossi, non lo facessi di mestiere, perché per me, come chi è che l'ha detto? L'arte, l'ha detto praticamente Zeffirelli, ha detto che tra le frasi, sai, siccome è morto Zeffirelli, le frasi che ha detto Zeffirelli, ha detto che l'arte e gli artisti, cioè quelli che si dedicano all'arte, sono in realtà l'espressione della divinità che tutti noi esseri umani abbiamo dentro. Quindi la voglia che la vita sia più bella, sia sublime, cioè la sublimazione, e quindi chi si dedica a fare arte, sia che sia ricco che sia povero, comunque che ci si dedica con vera passione, non all'esibizionismo, parlo proprio amante dell'arte, sono persone vicine al divino. Cioè, un tempo ci buttavano nelle fosse comuni e invece adesso abbiamo ripreso un attimo di dignità. Ecco, un bacio a tutti. Vorrei presentare una mia allieva, certo, vista che è arrivata. Vorrei presentare una mia allieva novella che è arrivata, che segue le mie orme, guardando i suoi quadri sembra che vede i miei. Vieni. Visto che è arrivata. Buonasera. Patrizia. Buonasera. Baglione. Grazie. Patrizia Baglione, questo è un grande artista. E allora questa ragazza, la sto insegnando io, ti dico, non c'è manco bisogno che la insegno tanto, perché è proprio brava da sola. Vedete i quadri, quando li vedo sempre che l'ho fatta io, è proprio brava. La volevo presentare, visto che siamo qua. Patrizia Baglione di Veroli, tra l'altro. Grazie. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Don't have nobody to call my own.
bum 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 bum. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Mr. Sandman.